Allora, siamo a Pagliarelle e c'è proprio in fermento il presepe vivente proprio e ne parliamo direttamente con il parroco Don Argimiro, che salutiamo. Don Argimiro, allora è una gran bella esperienza questa sera qua a Pagliarelle, una collaborazione del paese proprio totale. Sì, buonasera a tutti, questa è un'occasione, evento importantissimo, è un valore proprio molto spirituale che stava un poco seppellito già che si aveva lasciato da 4 anni. Questo per la comunità è un risveglio, risveglio di gioia, di speranza soprattutto, e di comunione e di unità. Io come viceparroco di questa comunità e vicario parrocchiale, comunque insieme a tutta la comunità, perché è una comunità molto, molto unita, molto omogenea, accogliente in tutto ciò e soprattutto nei valori, ci siamo messi tutti realmente con questo grande sforzo e siamo riusciti in 3 mesi a fare questo grande evento. Beh, Angelo invece è colui che si è occupato della direzione dei lavori, no? Ecco Angelo, hai dovuto un po' mettere d'accordo un po' tutti. È una comunità abbastanza piena di valori, quindi siamo compatti, quando facciamo delle cose ci uniamo, vediamo un po' di forza, quindi, perché è la forza di Cristo che ci dà la speranza di essere uniti. Per questo motivo grazie, è uscito il presepe grazie a tutti i collaboratori. Cioè, ognuno di noi ci ha preso il proprio compito, ha portato a termine il proprio compito e il presepe è uscito a galla. Angelo, diciamo che c'è qualcuno che dobbiamo ringraziare. Guarda, dobbiamo ringraziare tutto il popolo che ha partecipato con entusiasmo, cioè con molta voglia, che ognuno di loro ha partecipato col proprio mestiere, ha collaborato, ha dato il massimo e ha portato anche gente, possiamo dire che era un presepe che, come ha detto anche il parroco, che era un po' abbandonato, è stato ripreso di nuovo questa tradizione, che è la 7ª edizione. E benvenuti. Questo qua, donna, diciamo che ci dà un input per l'anno prossimo, futuro, di farne un altro. Senz'altro, questo già è realmente l'introduzione a tante volte che lo faremo diciamo durante i prossimi anni. Io voglio anche ringraziare soprattutto a tutta la comunità, come ha detto Angelo, a tutti i giovani, a tutte le persone, soprattutto al comitato che si è fatto del presepio, ad ogni membro e anche diciamo al comune, al signor sindaco, all'assessore Franca e a tutti coloro. E questo realmente oggi più che mai ci rendiamo conto che quanto è importante comunque fare questi eventi sempre, perché una comunità di eventi è la comunità viva, una comunità sveglia.